ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la torta opera. Questa torta ha le origini incerte, però si pensa che sia nata intorno al 1903 in una mostra culinaria a Parigi, in Francia, e conosciuta grazie ai suoi 7 diversi strati di pura bontà. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa fantastica ricetta ci serviranno 130 g di farina di mandorle, 130 g di zucchero a velo vanigliato, 5 uova, 4 albumi, 30 g di zucchero semolato, 1 g di cremore tartaro, 30 g di farina 00 e 30 g di burro sciolto freddo. Per prima cosa setacciamo la farina di mandorle, lo zucchero a velo e la farina 00 dentro una ciotola. Dopo aver setacciato aggiungiamo le nostre uova al composto e lavoriamo il tutto per bene aiutandoci con le fruste elettriche per 3-4 minuti. Dopo aver lavorato il nostro composto lo mettiamo un attimino da parte e prendiamo una ciotola, ci mettiamo dentro gli albumi, lo zucchero semolato e il cremore tartaro. Poi li montiamo per bene. Giunti a questa consistenza ci possiamo fermare, come potete vedere fa il classico becco. Poi riprendiamo il primo impasto di prima, ci aggiungiamo il burro e mescoliamo il tutto per bene aiutandoci con una spatolina. Poi aggiungiamo i nostri albumi poco alla volta e li incorporiamo al nostro impasto con movimenti lenti da sotto verso sopra. Dopo aver mescolato per bene il nostro composto, ne versiamo metà in una teglia con carta da forno da 36 cm x 30. Versiamo l'altra metà in una teglia uguale. Poi, aiutandoci con una spatolina, lo stendiamo per bene lungo tutta la superficie. Poi lo cuociamo a forno normale 230 gradi per 7 minuti. Facciamo la stessa cosa anche con l'altra teglia. Appena sfornato lo dobbiamo subito togliere dalla teglia. Poi prendiamo un altro pezzo di carta da forno e lo giriamo su se stesso in questo modo. Ora lo lasciamo raffreddare così com'è. Quando il nostro impasto avrà finito di raffreddarsi, che si chiama in francese biscuit joconde, dobbiamo ricavare un quadrato da 20 cm. Dal restante impasto dobbiamo ricavare un rettangolo di 10 cm di larghezza per 20 di lunghezza. Facciamo la stessa cosa anche con l'altro impasto. Ecco i nostri biscuit joconde tagliati. Ora li mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Per il croccante ci serviranno 60 g di cialde sfogliate, le potete trovare tranquillamente nel reparto dei gelati, e 60 g di cioccolato fuso al 50%. Per prima cosa sbricioliamo le nostre cialde, aiutandoci con le mani. Ora aggiungiamo il cioccolato e mescoliamo i due ingredienti finché non si amalgamano. Poi prendiamo uno dei nostri quadrati di biscuit joconde, lo giriamo al contrario e lo ricopriamo con il nostro composto. Questa sarà la nostra base. Ora lo copriamo con un altro foglio di carta da forno e lo lasciamo a riposare in frigo fino al momento del bisogno. Per la crema al burro al caffè ci serviranno 100 g di zucchero semolato, 4 tuorli, 160 g di burro morbidissimo. Per chi non avesse visto la nostra ricetta può guardare il link che apparirà ora in alto a destra, 40 ml di acqua e 5 g di caffè solubile. Ora montiamo per bene i nostri tuorli aiutandoci con le fruste elettriche. Dopo 3-4 minuti di lavorazione possiamo mettere da parte i nostri tuorli perché ci dobbiamo occupare dello sciroppo. Prendiamo un pentolino e ci versiamo dentro lo zucchero, l'acqua e infine il caffè solubile. Poi facciamo cuocere il tutto finché non raggiungerà la temperatura di 115 gradi. Raggiunta la temperatura di 115 gradi possiamo iniziare ad aggiungere poco alla volta il nostro composto a quello con le uova.
Montiamo il tutto continuamente finché il nostro composto non si raffredderà. Quando il nostro composto sarà ben freddo, iniziamo ad aggiungere poco alla volta il nostro burro e continuiamo sempre a lavorarlo per bene. Ecco come si presenta la nostra crema appena finita di montare. Come potete vedere è bella soffice e spumosa. Ora la mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Invece per la ganache ci serviranno 150 g di cioccolato fondente al 52% e 110 g di panna fresca. Abbiamo scaldato la panna, ora ci mettiamo il cioccolato e mescoliamo il tutto per bene. Ora la mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Per lo sciroppo al caffè ci serviranno 160 ml di acqua, 100 g di zucchero semolato e 5 g di caffè solubile. Per prima cosa prendiamo un pentolino e ci mettiamo tutti gli ingredienti dentro, quindi acqua, zucchero e caffè. Poi mettiamo il nostro composto sul fuoco e gli lasciamo sfiorare il bollore. Poi lo lasciamo raffreddare completamente. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio della nostra torta. Prendiamo un piatto da portata e ci giriamo al contrario sopra il nostro quadrato di biscuit gioconda con il crunch. E ora lo andiamo a bagnare con il nostro sciroppo al caffè. Abbiamo diviso perfettamente in due parti la nostra crema al burro al caffè e ora metà la andiamo a spalmare sopra, aiutandoci con una spatolina. Ora prendiamo i due rettangoli che abbiamo fatto prima e li giriamo al contrario. Poi li facciamo combaciare perfettamente, proprio in questo modo. A questo punto bagniamo con la bagna al caffè il nostro secondo strato di giocondo. Ora spalmiamo tutta la ganache su tutta la nostra superficie, sempre aiutandoci con una spatolina. Ed eccoci qui arrivati al nostro ultimo strato di gioconda che appoggiamo sopra delicatamente, come sta facendo la mia mamma, ovviamente l'abbiamo girato. Poi bagniamo l'ultimo strato con il nostro sciroppo al caffè. Siamo arrivati all'ultimo strato, quindi aggiungiamo tutta la rimanente crema al caffè. Abbiamo scaldato la lama di un coltello sul fuoco e ora andiamo a stendere per bene il nostro ultimo strato di crema con movimenti lenti da una parte all'altra. A questo punto mettiamo la nostra torta in frigo per almeno 6 ore in modo che si assesti per bene. Per completare la nostra torta avremo bisogno di 150 g di cioccolato fondente fuso. Quando il nostro cioccolato è ancora caldo, alla temperatura di 40-45 gradi, lo mettiamo sopra la nostra torta e lo stendiamo per bene aiutandoci con un coltello, come sta facendo la mia mamma. Ora, così com'è, la mettiamo a riposare in frigo per mezz'ora, in modo che si assesti per bene il cioccolato. Passati 30 minuti l'abbiamo tolta dal frigo e ora, aiutandoci con un coltello, andiamo a togliere i bordi. Dopo aver tagliato tutti i nostri bordi, abbiamo misurato la torta e ora la andiamo a tagliare perfettamente a metà. Abbiamo misurato di nuovo i nostri due rettangoli e da ognuno dobbiamo ottenere 3 pezzi. Ora scriviamo su tutti i pezzi Opera con del cioccolato fuso. Al posto di mettere l'apostrofo della A, come vuole la ricetta, mettiamo un pezzettino di foglia d'oro. Ma guardate com'è venuta bene la nostra torta, ragazzi! Ok ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di una torta! Guardate, non vedo l'ora di assaggiarla! Ragazzi, è buonissima, credo che è la torta più buona che ho mai mangiato. È veramente spettacolare, un'esplosione di consistenze e di gusto. Si sentono perfettamente tutte le creme, il pan di Spagna leggerissimo. Proprio la crema, quella al caffè spumosa, leggera, veramente perfetta. Poi c'è il pan di Spagna morbidissimo. Tutto viene completato dalla ganache al cioccolato e anche dalla copertura di cioccolato fondente. Poi dal crunch sotto che dà un sapore croccante in più. Insomma ragazzi, è veramente una torta bellissima.
Elegantissima, buonissima, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella!